Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono con Luca Busillo, Product Specialist JVC Kenwood Italia e Massimo Pirola, direttore vendite consumer di JVC Kenwood Italia. E siamo qui per parlare dei nuovi videoproiettori laser JVC annunciati lo scorso 1 settembre. Ne abbiamo già parlato su Avi Magazine. L'opportunità di fare un bellissimo first look sul modello NZ7, decisamente positivo, e però sono qui a chiedere adesso a che punto siamo. Siamo quasi a fine ottobre e quindi ti chiedo, Massimo, quando arriveranno i prodotti nei punti vendita? Innanzitutto ti ringrazio dell'opportunità. Ormai ci siamo, ormai siamo a novembre, come previsto, nonostante tutti i problemi legati alla componentistica, ci siamo ormai verso fine novembre, arriveranno i primi pezzi dei nuovi proiettori laser. Dove arriveranno questi primi prodotti? Visto che saranno pochi, da quello che ho capito. Sì, diciamo che purtroppo ci sono un po' di limitazioni sulla produzione, quindi arriveranno meno pezzi di quelli che ci siamo previsti noi e chiaramente a questo punto abbiamo fatto una scelta e ci faremo aiutare dai nostri dealer partner per cominciare a presentare al pubblico il prodotto. Chiaramente la scelta si basa soprattutto sul fatto che questi sono gli attori principali del mercato della videoproiezione, in grado di presentare il prodotto attraverso dimostrazioni pratiche nelle loro sale demo e sono capaci di valorizzare le nuove caratteristiche dei nostri proiettori laser, perché sono i primi che JVC lancia. Sì, quindi ricordiamo che Premium Dealer che abbiamo già annunciato qualche tempo fa anche su Avi Magazine, sono al momento, ricordiamo chi sono i Premium Dealer di Sì, JVC. Premium Dealer che noi, diciamo, il Premium Dealer è un progetto che abbiamo fatto partire a livello Italia, test che poi sarà ovviamente portato in tutta Europa, 2 anni fa circa. Purtroppo poi pandemia e situazioni varie ci hanno un po' rallentato, adesso siamo pronti a dare il massimo della spinta a questo progetto. I dealer appartenenti al progetto sono, partendo da nord a sud, Videosell a Milano, Audio Quality a Bologna, poi abbiamo Garman Grecia a Roma, Plasmapan ad Ancona e infine Home Cinema Solution a Perugia. Loro sono considerati i nostri top dealer. Sì, sono, diciamo, i leader che hanno esperienza e che hanno gli spazi adeguati, ovviamente, per valorizzare il prodotto e anche la capacità per installarlo e calibrarlo al meglio. Questo Esattamente, infatti, conosciamo proprio benissimo. visto l'attesa che c'è per questi prodotti, perché attraverso il tuo sito, attraverso le chiacchiere fatte con i top dealer, ci siamo resi conto che c'è un'attenzione e un'attesa per questi prodotti abbastanza importante da parte dei consumatori. Quindi È abbiamo normale. ritenuto che la migliore cosa da fare era proprio affidarli a persone competenti che siano in grado di valorizzare le caratteristiche. Ascolta, volevo chiedere invece a Luca, magari ricordiamo quali sono i nuovi prodotti in arrivo a fine novembre. Parliamo di tre prodotti, tre proiettori nativi 4K, ma che accettano anche segnali 8K e tutti con sistema di illuminamento laser, giusto Luca? I proiettori, i modelli sono DLA NZ7, NZ8 e NZ9, una linea completamente nuova. JVC sposta ancora una volta verso l'alto l'asticella sulla qualità e le caratteristiche dei nostri videoproiettori. Quindi ricordiamo i primi proiettori che accettano un ingresso 8K attraverso l'HDMI, tutti con tecnologia laser.
una tecnologia che GVC, a mio parere, aveva già precedentemente studiato e in questi prodotti ha portato al massimo della sua espressione, mantenendo un ottimo controllo su quello che è il flusso luminoso. Quindi 8K ingresso, tecnologia laser, HDR 10 Plus, in più a quelle che erano già le caratteristiche di HDR che GVC aveva studiato precedentemente con il frame adapt. Quindi noi sull'HDR siamo veramente andati molto avanti con quelle che sono le potenzialità di questa possibilità di vedere, appunto, di vedere i film. E poi hanno anche la possibilità di un ingresso 4K a 120 frame, che è molto interessante anche per quanto riguarda il gaming. Abbiamo fatto alcuni test e ci siamo accorti che i prodotti sono veramente performanti. Quindi una linea che, anche parlando con i colleghi in Europa, sta riscuotendo un grandissimo successo, sia i colleghi in Germania che in Francia che in Inghilterra stanno mettendo nero su bianco dei numeri importanti di macchine in prevendita, diciamo così, e quindi ci sono tutte le condizioni per far sì che questa linea nuova GVC faccia veramente un po' la storia, iniziando questo nuovo inserimento della tecnologia laser e quant'altro. Certo, se posso permettermi, aggiungo anche che, allora io ripeto, ho avuto l'opportunità di poter vedere da voi a Milano nella vostra showroom due preserie, l'NZ7 di cui ho parlato su AV Magazine, ho visto anche l'NZ9 in realtà, però era sì, talmente preserie che non c'era neanche il numero di serie in questo caso. Sì, sì, l'NZ9 che abbiamo visto insieme, Emilio, era sì, proprio però un prodotto particolare che stavano appunto sistemando un po' gli ingegneri. Assolutamente, super beta, ma nonostante quello ho apprezzato. Ho visto finalmente, cioè, segnale nativo 8K dato da una workstation con scheda Nvidia RTX, esatto, 3070 se non sbaglio, in 8K, esatto, e sono rimasto veramente piacevolmente colpito dalla, cioè funziona, c'è poco da dire. Adesso aspetto con ansia proprio i modelli definitivi per, insomma, il primo che arriverà dal rivenditore più vicino mi catapulterò ovviamente per fare dei test. Però c'è una domanda, perché questi sono prodotti pazzeschi, ripeto, con un prezzo anche interessante rispetto a quello che già offriva il mercato per quanto riguarda prodotti nativi di qualità con sistema di illuminamento laser, quindi avete tirato giù l'asticella sotto i 10.000 euro, però mi rendo conto che un importo importante, e magari c'è qualcuno che invece cerca il prodotto GVC con lampada, però purtroppo in questo momento non ci sono, o sbaglio, cioè non ci sono più prodotti lampada in questo momento in distribuzione del GVC. Dunque, noi abbiamo concluso quello che era lo stock precedente della linea precedente, quindi non abbiamo più in questo momento videoproiettori a lampada. Abbiamo però in progetto, perché il Giappone da questo punto di vista ci aveva un po' anticipato, il fatto che ci sarà e arriverà nel 2022 un prodotto a lampada, primavera del 2022, quindi ritorneremo anche a presidiare una fascia di prezzo un po' più vicina a quelli che erano gli attuali costi della linea precedente. Quindi, ok, questo bisogna aspettare la primavera, ok. Mentre invece fine novembre arriveranno tutti, diciamo che arriveranno i primi prodotti a fine novembre, e però volevo chiedere anche, non ci sarà un rivenditore privilegiato, arriveranno tutti questi cinque che abbiamo detto, quindi poi sarà loro avvisarci per, anche attraverso V-Magazine probabilmente, per eventuali eventi, per vederli questi prodotti, o sbaglio, Massimo? Esattamente, la nostra intenzione è appunto di non fare preferenze, quindi cercheremo di dare le macchine in parti uguali a tutti i top dealer. Quindi si annuncia un fine novembre spettacolare, e noi ce lo auguriamo anche noi. Sì, anch'io sono molto 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 veramente colpito dai vostri prodotti, non vedo l'ora, ripeto, di vederli all'opera, di misurarli e di scriverne su AV Magazine e magari di vederci in uno degli eventi.
Grazie ancora. A Senz'altro. questo punto, Un piacere. appena avete notizie, io sapete chi chiamare per primo nella lista, prima di Sai che dire. sei nella lista dei favoriti. Ok, benissimo, grazie ancora e a presto. Grazie, grazie a te. Grazie a voi, grazie a te. grazie.